Sì, buonasera, buonasera a tutti. C'è delusione perché comunque come siamo partiti la prima mezz'ora andando in vantaggio di 2 gol, c'è delusione perché comunque si poteva chiudere, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per chiuderla, e quindi c'è delusione per questo, però comunque alla fine la stanchezza, quindi non... alla fine del secondo tempo era difficile chiuderla, però secondo me il primo tempo, se quelle 2 o 3 occasioni che abbiamo avuto per chiuderla, dovevamo chiuderla. Ho rischiato un autogol, sì, perché per chiudere 1-2 che stava entrando in aria, meno male che Vincenzo l'ha deviata. Senti, Luca, mi ascolti? No, Sì. Massimo Profeta, in compagnia di Fabio Ferraresi, terzo tempo live, Rete 8 Sport. Allora, ti volevo chiedere, insomma, stai facendo tanti ruoli, sei un po' tornato all'antico per oggi, no? Come mezzala. Sì, oggi sono stato rimpiazzato come mezzala e diciamo il mister da quando è arrivato mi ha impiegato lì, quindi sì, sono ritornato al vecchio ruolo. Ecco, ma Tanto ormai. questo rischia un po' di... No, cioè, non voglio esagerare, però rischia di disorientarti un po'. No, ti dico la verità, tanto è sempre stato così. Io parto in un ruolo, poi vengo cambiato in un altro, È sempre così, diciamo, la mia annata. Non c'è stata un'annata che ho fatto tutto l'anno. Forse la prima annata, a 19 anni, che ho fatto tutta un'annata nello stesso ruolo, ma gli altri anni ho sempre variato terzino, mezzala, quinto. Quindi diciamo una sorta di jolly, una domanda per te da Fabio Ferraresi. Ciao, no, io è da un po' di tempo che sto qua da Massimo e commentiamo le partite. Ho sempre pensato che il tuo ruolo naturale, dal mio punto di vista, sia un quinto. Tu come la pensi rispetto a questa cosa? No, ti posso dire che sono d'accordo con te perché come quinto ho più campo davanti e quindi mi trovo meglio, però anche a fare la mezzala, anche inserirmi tra gli spazi è una cosa che mi viene facile, quindi posso dire che sì, posso essere un quinto, però la mezzala comunque l'ho sempre fatta, quindi mi adatto un po' a tutto. Però sono d'accordo con te, il quinto è un buon ruolo per me. Ma guarda, il mister ci ha trasmesso la cattiveria per affrontare queste ultime partite, perché comunque mancavano solo 6 partite, adesso ne mancano 5, ci serviva un po' di cattiveria in più e alzare un po' il livello, e il mister l'ha fatto bene. Sì, Venezia è una partita importante, come comunque sono tutte quante. Dobbiamo stringere i denti e lottare fino alla fine perché non meritiamo questo posto e cercheremo di far di tutto per levarci da questa zona.